devo essere sincero, è stato un mercato che ci ha visto centrare tutti gli obiettivi, sia in entrata che in uscita. Quattro giocatori erano nella lista dei partenti, ne abbiamo poi alla fine ceduto cinque, aggiungendo anche il giovane Ruffini. E sono arrivati tutti i giocatori che con l'allenatore e col presidente avevamo pensato di portare alla Feralbi Salò. In linea di massima la squadra è stata fatta, come si dice, con le coppie, ogni giocatore ha il suo sostituto e la squadra è predisposta anche per poter giocare con due moduli, e quindi due, tre moduli, e quindi ci riteniamo che la rosa sia anche numericamente completa. Abbiamo giocatori che possono consentirci di metterci con l'attacco a 3, la linea difensiva che è partita a 5 può con gli stessi interpreti schierarsi a 4, quindi a seconda delle esigenze l'allenatore è in grado di capovolgere le partite, anche visto che ci sono con l'introduzione della nuova regola dei 5 cambi. Sì, sono stati, diciamo che un po' tutte le squadre hanno fatto molto più di noi, ma non lo ritengo un merito. Io ritengo che il mercato della Feralbi Salò fatto con largo anticipo sia da elogiare. Ottimo sarebbe stato se avessimo giocato 90 minuti nello stesso modo. Invece, è un esordio positivo per il risultato e per la maturità con la quale poi nel secondo tempo siamo usciti fuori, ma il primo tempo ha lasciato più di un'ombra nella gestione del vantaggio, tra l'altro, perché abbiamo fatto bene i primi 10 minuti, ma sul vantaggio sono venute fuori delle paure che sinceramente non ho capito. Lei già ci sta. I punti sono sempre tre. Sì. Quindi bisogna avere, se si vuole fare un campionato da protagonisti, bisogna avere lo stesso atteggiamento. Intanto anche per la nostra realtà, casa, fuori, non deve fare la differenza. E comunque una grande squadra, quando gioca in trasferta non deve subire il peso dell'avversario. Ecco, questo in linea di principio. È un esordio che comunque ha lasciato molto soddisfatta la società e me. Quindi comunque in generale molto bene. Su quell'aspetto invece però bisogna ragionarci. Grazie.